Ormai sono tanti anni, sono 50 anni che sono uscito diciamo dalla scuola superiore, studiavo elettrotecnica, sono un geologo e mi è servita molto questa scuola a livello scientifico, tecnico e anche pratico, nel senso del laboratorio. È una scuola che spazia in molteplici discipline scientifiche, tecniche e anche umanistiche, perché io per esempio ho pubblicato un libro, quindi non qui si va da Dante Alighieri alla Limata Sgrosso nell'aggiustaggio, per cui c'è tutto in mezzo. Vi consiglio di continuare a studiare all'università e cercando di fare gli studi nell'indirizzo della vostra specializzazione. Mi sono diplomato nel 1975. Questa scuola, diciamo, mi ha lanciato in tutta l'attività che poi ho fatto professionalmente, dandomi la possibilità di fare, diciamo, una discreta carriera all'interno dell'azienda Enel, che, con la quale, diciamo, sono stato assunto vincitore di concorso dopo la scuola. E poi sono particolarmente affezionato a questa scuola perché oltre me i miei due figli maschi hanno fatto ugualmente questa scuola, si sono diplomati, uno in specializzazione termotecnica e l'altro in meccanica. Sono stato anche per due volte presidente del consiglio d'istituto, per cui per me questa ricorrenza ha un valore ancora più significativo, insomma. Forza che questa scuola ha prodotto persone veramente valide professionalmente. Ora tocca a voi, insomma, perché, diciamo, l'insegnamento che dà questa scuola è notevole, insomma. La mamma la salva, non ci sono molti soldi. Però quel genitore capisce dagli occhi di quel bambino che è accaduto qualcosa. Biotecnologia sanitaria, il quinto anno. Come vi trovate in questa scuola? Bene, molto bene. Ci piange un po' il cuore che ce ne andiamo. Vi siete trovati bene con i compagni, con i professori? Con i compagni è stata una grande fortuna e anche i professori sono stati ottimi. Che consiglio dareste a dei studenti che vogliono cominciare ad affrontare questo percorso? Divertirvi e di godervi questi momenti che poi passeranno e ve ne rendete conto poi al quinto anno. Consigliereste questa scuola ad altre persone? Assolutamente sì, è la migliore scuola questa, sia come rapporto con i professori che a livello scolastico. È una scuola tecnica che ti forma, quindi perfetta per chi poi vuole entrare subito nel mondo del lavoro, ma anche chi vuole continuare a studiare. Quindi direi che siete soddisfatti del vostro percorso. Assolutamente. Assolutamente sì. Lei darebbe qualche consiglio agli alunni? Di non trascurare per esempio le materie umanistiche, perché nel mondo serve anche non solo saper battere, che ne so, sulla tastiera o battere un chiodo o battere o altre cose,
tutto questo si faccia con conoscenza, capacità, cultura, curiosità, interesse, approfondimento. Questo le materie umanistiche lo danno. E insegno in questa scuola da 30 anni praticamente. Come ci è trovata in questa scuola, in questi 30 anni? Mi sono trovata benissimo, è stata la mia prima scuola, la prima scelta, e sono rimasta qui per tanto tempo perché ho trovato una bellissima collaborazione tra colleghi, ho potuto insegnare la mia materia preferita, ma soprattutto ho avuto tante occasioni di formazione con i lavori fatti con gli studenti. Cosa ne pensa dell'evento che è stato svolto per il 60° di questa scuola? Una bella iniziativa, è l'occasione per promuovere la scuola sicuramente e anche per riavvicinare gli ex studenti. È una scuola stupenda, ben organizzata, all'avanguardia, da quello che vedo è un'eccellenza. Cosa ne pensa degli studenti di prima e gli studenti di adesso? Trova qualche differenza? La tecnologia con la quale hanno a che fare essenzialmente. Ora hanno possibilità che prima non esistevano, come i droni, non neanche si immaginava, era fantascienza. Ha un qualche consiglio da dare a questa nuova generazione? Forse lo stesso consiglio che si potrebbe dare a tutte le generazioni quando crescono e quando iniziano, di crederci e soprattutto di cercare a tutti i costi di fare quello che piace, perché il lavoro può essere anche ben pagato, ma è importante fare qualcosa che provi, per la quale si provi piacere. Questo è il mio consiglio. Sono stata dirigente scolastica in questa meravigliosa scuola dal 2011 al 2015. Come si è trovata a lavorare in questo posto molto importante per una scuola? Si trattava di entrare dentro una scuola che aveva una sua complessità. I saperi sono connessi, che naturalmente non si può immaginare un sapere che è unicamente letterario, ma che quello che portavano gli ingegneri, che portavano i tecnici, era un sapere straordinario. E in questa scuola io ho trovato la possibilità di coniugare questi due aspetti. Si è trovata bene a proposito di relazioni con gli studenti e con i professori? Con gli studenti meravigliosi. E comunque nel contatto che loro avevano con me, venendo in presidenza, quando volevano, io penso di avere costruito un bel rapporto. Era un momento molto bello. Con gli insegnanti, con il personale tecnico, con gli ATA, ci sono stati dei momenti bellissimi. Con alcuni insegnanti ancora oggi c'è questa relazione, e con il personale ATA, che è importantissimo per una scuola. Io non so se voi studenti vi rendete conto di quanto contino. Lei trova qualche differenza da quando lei era una studente agli studenti di adesso? Gli studenti di adesso hanno molte più possibilità, molte più opportunità. Non fosse che quelle che mettono a disposizione i media, non fosse che la maggiore libertà di cui godono, penso, all'interno della famiglia. Noi, almeno io che sono veramente molto anziana e ero persino poi una donna, avevo delle regole rigidissime, no, sugli orari eccetera, quindi è chiaro che c'è una differenza in questo. Nel interrogarsi su quello che può essere il futuro, nel non sapere magari ancora bene che cosa si vuole fare, mischiarsi con gli altri per sapere quale strada cercare, e anche nella fiducia che si può avere negli insegnanti, quando gli insegnanti ci danno questo segno di fiducia, io credo che non sia cambiata la posizione tra studenti e insegnanti. C'è bisogno di insegnanti che siano capaci di dare fiducia agli studenti, e che gli studenti possano credere in loro stessi perché c'è qualcuno alle loro spalle che li supporta. Ha qualche consiglio da dare agli studenti che vogliono affrontare questa scuola? Prendetela sul serio, perché qualcuno, almeno no, immagina: ah, ma io questi erano discorsi che mi sentivo dire, ah, non voglio fare il classico perché io non ho voglia di studiare, qualcuno, no? Qui si deve studiare. Diciamo che è un modo di studiare che è persino più bello, perché è nell'esperienza del laboratorio, è nella costruzione di progetti, però prendere sul serio lo studio tutto quanto. Anche la parte teorica credo che sia importante per non perdere la connessione che c'è nel sapere, e è il sapere che ci rende umani. Sono qua dal 2015,
quindi questo è il mio ottavo anno. Io che vengo dall'istruzione classica, diciamo liceale, e nel corso degli anni ho apprezzato anche l'aspetto stimolante dell'istruzione tecnica, del settore tecnologico, quindi veramente mi trovo molto bene e sto lavorando per implementare, per rilanciare sempre più sul territorio l'immagine e il ruolo, la funzione educativa della nostra scuola. La consiglierei a quanti amano le professioni del futuro, a quanti hanno un'inclinazione per l'indagine scientifica tecnologica, a quanti credono che appunto nella ricerca orientata verso l'innovazione tecnologica risieda veramente un'opportunità informativa importante e poi anche occupazionale a lungo termine. Lei cosa ne pensa dei rapporti con gli alunni e dei professori? Beh, questa è una scuola secondo me felice e fortunata, perché con i professori c'è un ottimo rapporto, siamo una comunità educante molto coesa, c'è un clima di collaborazione, c'è giustamente una dialettica, quindi non vuol dire che tutte le opinioni e le idee siano concordi e uguali. Quindi pur nella diversificazione delle posizioni e nella dialettica, dicevo, delle opinioni, però si lavora in maniera concorde, perché tutti ci impegniamo in direzione di quello che è il successo formativo degli alunni, e il rapporto con gli alunni è un rapporto parimenti prevalentemente positivo, direi, perché cerco di vedere in ogni alunno comunque una persona, un individuo che è in formazione, che è un portatore di valori, portatore di bisogni ai quali dobbiamo comunque dare una risposta e che dobbiamo valorizzare sotto ogni aspetto. Ha qualche consiglio da dare agli studenti che vogliono cominciare ad approcciarsi a questo nuovo mondo? Il consiglio che posso dare agli studenti è innanzitutto sì un invito a venire nella nostra scuola, però anche un monito, perché è un istituto dove si studia molto, dove le materie sono numerose e sono tutte quante impegnative. Quindi chi crede di venire qua per, come dire, passare un po' il tempo e sbarcare facilmente il lunario, potrei dirgli che non è forse la scelta giusta. Al contrario, ecco, consiglio questa scuola agli studenti che desiderano impegnarsi proprio in direzione, come dicevo prima, di una formazione ad ampio raggio, chiaramente centrata, che abbia come perno le discipline e le prospettive della tecnologia.